Passiamo la parola alla professoressa Zanoli, farmacologa presso la Facoltà di Medicina e di Farmacia dell'Università di Modena, docente di farmacognosia, tecniche erboristiche, docente di fitoterapia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia. L'argomento della relazione è interazione fra fitoterapici e farmaci, il caso Iperico. Bene, buongiorno a tutti, grazie alla professoressa Menozzi che mi ha invitato a portare in questa sede uno degli argomenti che interessano di più i medici, anche se non sono degli entusiasti della fitoterapia, ma che si trovano a dover affrontare il problema delle interazioni tra fitoterapici e farmaci. Anzitutto è bene richiamare il concetto di interazione farmacologica, che è un fenomeno che si verifica quando due o più sostanze farmacologicamente attive si trovano contemporaneamente all'interno del nostro organismo. Le conseguenze possono essere assai diverse, nel senso che si può avere un aumento, un potenziamento dell'effetto del farmaco, ma si può avere anche una riduzione, fino addirittura ad un antagonismo completo. Perché oggi ci poniamo questo problema delle interazioni che è sicuramente in un aumento crescente? Innanzitutto diciamo che c'è un aumento della popolazione anziana con anche migliori aspettative di vita sicuramente rispetto al passato. Ed è proprio questi pazienti anziani che sono più soggetti alla poliprescrizione, messa in atto da più medici, per esempio dal medico di base e dallo specialista, e che quindi può chiaramente ingenerare il problema della interazione farmacologica. Ci sono altre problematiche, soprattutto delle carenze da parte dei pazienti che non informano il medico curante sui preparati erboristici che stanno assumendo, carenze da parte della classe medica che si trova impreparata a gestire questa problematica delle interazioni fitoterapici-farmaci, perché in realtà durante il corso degli studi non ha ricevuto delle adeguate informazioni sulle piante medicinali, sui principi attivi in essi contenuti, sui loro effetti terapeutici, sui loro effetti tossici. Il prodotto vegetale è un prodotto che viene commercializzato per la maggior parte come integratore alimentare e quindi ovviamente si presta all'automedicazione, se non addirittura alla raccolta e alla preparazione personale del prodotto stesso. Le interazioni possono essere di tipo farmacocinetico se si tratta di influenzare uno delle fasi, dei processi che il farmaco subisce all'interno dell'organismo, oppure possono essere di tipo farmacodinamico quando avvengono a livello del sito recettoriale o più generalmente a livello del sistema fisiologico o dell'organo bersaglio. Per quanto concerne le interazioni farmacocinetiche, già a livello della fase di assorbimento ci può essere un'interazione tra il fitoterapico e il farmaco nel senso di formazione di complesso insolubile non assorbibile, quindi non viene assorbito neppure il farmaco. Oppure, ad esempio, il fitoterapico può modificare il pH gastrico, mettiamo anche semplicemente delle sostanze amare, modificano la secrezione del succo gastrico e quindi possono anche modificare la quota di farmaco non ionizzata e quindi assorbibile. Anche il fitoterapico che influenza la motilità gastrointestinale, per esempio, modifica la velocità di svuotamento gastrico, è chiaro che modificherà l'assorbimento del farmaco.
Forse meno nota un'altra interazione tra fitoterapico e farmaco a livello della glicoproteina P, in particolare intestinale. Che cos'è questa glicoproteina P? Si tratta di una proteina di membrana che è presente a livello delle cellule di molti tessuti, dall'intestino al fegato al rene, fino alla barriera ematoencefalica. È una glicoproteina codificata dal gene umano multidrug resistance, e quindi già con questo termine capite come è chiamata in causa nel fenomeno della resistenza ai farmaci, in particolare ai farmaci antitumorali. In realtà questa glicoproteina P sembra svolgere un'azione protettiva nei riguardi dell'organo, perché modula gli scambi transmembrana delle sostanze endogene ed esogene. A livello intestinale, per esempio, limita l'assorbimento della sostanza esogena e quindi del farmaco. E così lo limita anche a livello del cervello, perché, come ho detto prima, si trova anche a livello della barriera ematoencefalica. A livello del rene, per esempio, favorisce l'escrezione dei farmaci. Sicuramente le interazioni farmacocinetiche più frequenti avvengono durante il metabolismo dei farmaci, che, come sappiamo tutti, avviene in particolare a livello epatico, dove il farmaco liposolubile viene trasformato in una molecola più idrosolubile, quindi facilmente eliminabile. Mi riferisco soprattutto alle reazioni metaboliche di fase 1, che comprendono le reazioni ossidative. Queste sono catalizzate da enzimi correlati al citocromo P450, che in realtà è una famiglia di cromosomi, composta da diverse isoforme, di cui ne vediamo qui elencate alcune, la 1A2, la 2C9, la 2D6, la 3A4, e vediamo anche i diversi substrati, quindi tutta la serie di farmaci che vengono appunto metabolizzati da queste diverse isoforme. L'isoforma 3A4 è quella predominante da un punto di vista quantitativo, come vediamo anche in questa figura. E si ritiene che questa isoforma metabolizzi in pratica il 50% dei farmaci che vengono utilizzati in clinica. A livello del metabolismo, il fitoterapico si può comportare sia da induttore che da inibitore, nel senso di aumentare la velocità o ridurla, la velocità di degradazione del farmaco, e quindi influenzando la sua biodisponibilità e in fin dei conti anche la sua efficacia. A livello della fase di eliminazione è chiaro che dei fitoterapici che hanno un'azione diuretica, oppure che modificano il pH delle urine, oppure che inducono la glicoproteina P a livello del rene, possono aumentare l'escrezione dei farmaci. Quindi vediamo come i fitoterapici possono interagire come farmaci a livello dei diversi processi che il farmaco subisce all'interno dell'organismo. Il caso più classico di interazione fitoterapico-farmaco è rappresentato dall'iperico. Iperico che ha ricevuto negli ultimi 20 anni una grande popolarità perché viene utilizzato nel trattamento della depressione lieve e moderata, mentre non risulta efficace nella depressione grave. Questa popolarità è dovuta anche in parte non solo all'efficacia, ma anche alla mancanza di effetti collaterali gravi, se noi lo confrontiamo con gli antidepressivi classici di sintesi. Questo successo dell'iperico quindi è probabilmente da correlare con un rapporto molto favorevole rischio-beneficio. E in realtà queste sono le due caratteristiche, la sicurezza e l'efficacia, che anche nel campo della fitoterapia devono essere attentamente valutate, come sono valutate nel campo dei farmaci di sintesi.
Per quello che riguarda l'efficacia dell'iperico, questa è stata confermata da molti studi clinici controllati, anche con farmaci di confronto. L'efficacia dell'iperico si deve alla sua capacità di inibire il reuptake di serotonina, noradrenalina e dopamina a livello sinaptico. E in particolare lo si deve al suo componente iperforina. Per quello che riguarda la sicurezza, diciamo che gli studi di vigilanza post-marketing che sono stati effettuati hanno evidenziato per l'iperico una frequenza di adverse reaction, cioè di effetti collaterali, compresa tra lo 0 e lo 6%. Si tratta di disturbi gastrointestinali, irrequietezza, vertigini, che comunque sono di grado lieve e transitorie. Il problema maggiore relativo all'iperico sono le interazioni con i farmaci, che possono essere sia di tipo farmacocinetico che di tipo farmacodinamico. Cominciamo ad esaminare il problema delle interazioni farmacocinetiche dell'iperico. In realtà l'iperico è in grado di indurre il citocromo P450, in particolare l'isoenzima 3A4 a livello epatico e a livello intestinale. Ci sono studi che dimostrano un'interferenza dell'iperico anche con le altre isoforme, il 2C9, il 2D6 e l'1A2. Ancora una volta il costituente responsabile anche di questo effetto, quindi non solo dell'efficacia dell'iperico, è l'iperforina, che è stato dimostrato aumentare l'espressione del gene che codifica per isoforma 3A4, determinandone un aumento di disponibilità e quindi ovviamente un aumento del metabolismo dei farmaci che vengono metabolizzati da questo tipo di isoforma. Qual è la conseguenza clinica di questo evento? Ad esempio, in pazienti trapiantati in trattamento con ciclosporina si sono verificate delle crisi di rigetto. In donne che assumono contraccettivi orali si possono verificare dei sanguinamenti intermestruali e anche gravidanze indesiderate. È chiaro quindi che la conseguenza clinica dell'interazione iperico-farmaci dipenderà ovviamente dal tipo di farmaco che viene associato. Quindi, per esempio, nel caso della teofillina, il paziente potrà mostrare delle crisi asmatiche, perché in realtà viene a meno l'efficacia del farmaco dovuta ad un calo di concentrazione plasmatica del farmaco stesso. È chiaro che in certe situazioni possiamo avere degli esiti piuttosto gravi, se non letali. Pensiamo ad esempio al concetto di un warfarin che perde di efficacia. Tuttavia, non tutti gli effetti delle interazioni dell'iperico con il sistema metabolizzante epatico possono spiegare quello che noi vediamo in clinica. Ad esempio, nel caso della digossina, noi sappiamo che la digossina non viene metabolizzata o pochissimo, praticamente i 2/3 della digossina vengono eliminati come tali. Tuttavia, dopo 10-14 giorni di trattamento con iperico, vediamo che la concentrazione ematica di digossina è ridotta del 30%. Quindi si doveva trovare un'altra spiegazione in alternativa a quella che ho spiegato prima, cioè l'induzione del citocromo 3A4. E gli studi hanno portato a dimostrare che l'iperico è in grado anche di indurre la glicoproteina P intestinale e quindi a determinare un minore assorbimento del farmaco e quindi in ogni caso una riduzione della sua concentrazione ematica. Ma l'iperico è un esempio classico non solo di interazioni farmacocinetiche ma anche farmacodinamiche. E la causa è insita nel meccanismo stesso d'azione dell'iperico. Abbiamo detto che inibisce il reuptake delle ammine ed è chiaro quindi che interagirà con i farmaci che inibiscono questo reuptake delle ammine, come ad esempio antidepressivi di sintesi, come sono gli SSRI, cioè i Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, come ad esempio la floxetina, il famoso Prozac,
Che cosa succede? Succede che chiaramente l'iperico agisce nello stesso modo di questi inibitori del reuptake delle amine. Qui sono elencati anche ovviamente i triciclici, perché anche questi inibiscono il reuptake delle amine a livello della sinapsi, e la conseguenza sarà ovviamente un aumento nella concentrazione sinaptica dei neurotrasmettitori, e particolarmente importante può essere quella della serotonina, anche perché poi in realtà è anche l'evento che viene maggiormente per il successo che hanno avuto questi selective serotonin reuptake inhibitor. Dal punto di vista clinico potrà manifestarsi una sindrome serotoninergica, i cui sintomi sono diversi, coinvolgono il sistema neurovegetativo con ad esempio sudorazioni, palpitazioni, sbalzi della pressione. Abbiamo sintomi a livello neuromuscolare come tremori, sintomi a livello mentale come confusione, disorientamento, e sintomi quindi che una sindrome serotoninergica che può essere particolarmente grave per un paziente anziano. Quindi questo caso, diciamo, iperico è sicuramente l'esempio più classico che posso portarvi come interazione fitoterapici farmaci. Tuttavia ci sono molte altre situazioni nelle quali abbiamo delle interazioni, ma non posso ovviamente dilungarmi oltre. Come vengono documentate queste interazioni? Beh, generalmente sono basate su dei case reports. È chiaro che la segnalazione clinica singola non è attendibile, non è affidabile, ci vogliono diversi casi in realtà di eventi avversi conseguenti all'associazione fitoterapico-farmaco perché si possa avere un'informazione affidabile. Quali altre vie abbiamo per studiare queste interazioni fitoterapici-farmaci e magari prevenirle? Ci basiamo su degli esperimenti in vitro, che hanno sicuramente un gran limite di attendibilità. Ci possiamo basare sugli esperimenti negli animali, ci possiamo basare anche su valutazioni che facciamo nei volontari sani, tenendo comunque conto che il soggetto sano è diverso, ovviamente può avere delle risposte diverse rispetto ad un paziente invece che ha una certa patologia. Quindi è chiaro la necessità quindi di studi sistematici, è chiaro la necessità di un monitoraggio attento delle reazioni avverse che vengono osservate proprio in conseguenza della contemporanea somministrazione di fitoterapici e di farmaci. E proprio in relazione alla necessità di avere delle informazioni attendibili, vi voglio segnalare, oltre ovviamente alla presenza di testi che ci sono in commercio, un sito che è quello della farmacovigilanza, un sito che è nato sotto leggi della Società Italiana di Farmacologia e quindi un sito con informazioni assolutamente attendibili, nel quale troverete una sezione dedicata alla fitovigilanza e all'interazione tra erbe e farmaci. In questo sito quindi troverete un'informazione aggiornata che sarà sicuramente utile per i medici, per gli operatori del settore erboristico e ovviamente anche per i pazienti. Grazie per l'attenzione.